18 giugno. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8:36. Ciò di cui hai bisogno è nella parola di Dio. A volte esortiamo i nuovi credenti a cambiare in meglio le loro azioni, senza però spiegare come. Gesù ha detto: "Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi". La Bibbia Amplificata lo spiega così: allora sei veramente e indiscutibilmente libero. La chiave per una vita vittoriosa non è esercitare maggiore forza di volontà, ma affidarsi alla forza di Dio in ogni momento. Paolo scrive: "Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne", Galati 5:16. Ogni cambiamento duraturo viene da dentro di te. Il principale campo di battaglia saranno sempre pensieri e desideri. Se Satana riesce a distrarti dalla parola di Dio, allora ti farà pendere verso il peccato e la sconfitta, ogni volta. Comprendi questo? La parola di Dio è il linguaggio dello Spirito di Dio. Quando leggiamo e meditiamo sui Suoi principi, permettiamo allo Spirito Santo di parlarci e il nostro autocontrollo cresce di conseguenza. Ma quando ti soffermi su pensieri peccaminosi, stai usando il linguaggio del nemico e ti lasci dominare da lui. Torna oggi alla parola di Dio. È la spada dello Spirito e l'unica arma abbastanza affilata da liberarti dal peccato. Pietro scrive: "La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza", secondo Pietro 1 versi 3-4. Tutto ciò di cui hai bisogno è nella parola di Dio. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.